Buongiorno a tutti. Siamo così giunti a trattare finalmente Voltaire, il grande filosofo dell'illuminismo, e a lui dedicheremo una serie di puntate. In questo primo video ci soffermeremo in modo particolare su quella che è la vita e le opere di Voltaire. Ce ne saranno altri in cui approfondiremo i punti salienti del suo pensiero. Voltaire è in realtà un diminutivo, ecco, soprannome. Il vero nome era François-Marie Arouet ed era nato a Parigi il 21 novembre del 1694. Era stato educato in un collegio gesuitico e fin da giovane venne però introdotto nella vita dell'aristocrazia di corte francese. Dalla quale si dovrà allontanare perché avvenne insomma una disputa con un nobile i cui contorni sono sfocati dal tempo e dai fatti per come vengono riportati e raccontati, e allora non approfondiamo più di tanto questo argomento, ecco, che sarebbe più sfizioso che altro e non aggiungerebbe né toglierebbe peraltro nulla alla sua grandezza di filosofo, che fu davvero enorme. Enorme anche perché egli tenne molto in considerazione quella che era stata la filosofia di coloro che l'avevano preceduto e in modo particolare ebbe una grande stima personale nei riguardi della filosofia inglese, come vedremo, scriverà anche proprio delle opere, addirittura prima in inglese e poi in francese, e in modo particolare avrà quasi una sorta, possiamo dire proprio così, di venerazione nei riguardi di Newton, che senz'altro preferirà a Cartesio, lo vedremo, farà proprio anche un confronto tra Newton e Cartesio. Ma vediamo di andare per ordine. Negli anni che vanno dal 1726 al 1728, noi lo troviamo a Londra, dove assimila la cultura inglese, riceve un'influenza molto positiva e molto stimolante dal contatto appunto con il mondo particolarmente frizzante della cultura inglese e diciamo che il suo sarà l'illuminismo, ecco, particolarmente reso efficace da questa frequentazione con la cultura inglese del suo tempo. Nelle sue lettere filosofiche, che sono una delle sue opere principali, ricordiamo tra l'altro il periodo di stesura e di pubblicazione di queste opere era 1729-1732, pubblicate poi in inglese nel 1733, quindi prima in inglese, e poi in francese l'anno successivo, nel 1734. Ecco, Voltaire illustra i vari aspetti della cultura appunto inglese e della cultura filosofica, insistendo in modo particolare sui temi che saranno anche proprio tipici, specifici della sua attività polivalente. Fu un genio universale e uno spirito libero, eclettico, poliedrico, che vanno dall'attività filosofica pura all'attività storica, storiografica, fu bibliografo quindi, all'attività letteraria e anche politica, per non parlare anche dell'attività legata invece alle scoperte fisiche. Si dedicò infatti anche alle scienze, anche se non sempre questo aspetto viene messo particolarmente in evidenza e comunque con la dovuta efficacia. Si distinguerà tra l'altro per difendere la religiosità dei Quaccheri, che dirà che è puramente interiore e aliena, proprio scevra da riti e da cerimonie, da inutili querimonie, come afferma lui appunto nelle lettere filosofiche. Metterà poi in luce anche la libertà politica ed economica e assimilerà le due cose come convergente, aderente o comunque come effettivamente incamminate su un unico binario, quindi libertà politica ed economica del popolo inglese che lo affascinerà molto
E poi analizzerà anche la letteratura inglese, vedremo che la letteratura e l'opera proprio letteraria in quanto tale sarà da lui particolarmente sviluppata anche quando soggiornerà presso una sua amica di cui appunto adesso parleremo ed esalterà tra l'altro la filosofia inglese di Bacone, di Locke e di Newton. Tra l'altro in quanto a letteratura inglese si distinguerà anche per essere traduttore ed interprete di alcuni passi, ecco. E per quanto riguarda, dicevamo, la filosofia inglese, il suo apprezzamento particolare si indirizza sicuramente, si polarizza nei riguardi di Newton. Infatti, a proposito di Newton, Voltaire, mettendolo a confronto con Cartesio, che era suo connazionale, pur riconoscendo tra l'altro forti meriti al filosofo francese Cartesio, beh, dirà che a livello insomma, matematico non c'è dubbio che vi è una netta superiorità da parte della dottrina newtoniana. E disse ancora che Cartesio, virgolettiamo perché è una frase sua, fece una filosofia come si fa un buon romanzo, tutto parve verosimile e niente era vero. Ecco. Questo fu quel che disse. Dal 1734 al 1740 compreso, lo troviamo in una stagione, in un'unica stagione particolarmente prolifica di opere letterarie, filosofiche, ma anche proprio soprattutto letterarie. Sono anni molto fecondi di studi questi e troviamo anche diversi suoi studi di natura fisica. In questo periodo vivrà a Cirey presso la sua amica Madame de Châtelet e pubblicherà numerose opere, tra cui il suo trattato di metafisica, che risale appunto al 1734, ma sarà pubblicato postumo, e difenderà poi anche i temi filosofici che aveva già peraltro scandito e argomentato nelle sue lettere filosofiche. Al 1738 sono invece attribuibili l'opera intitolata Gli elementi della filosofia di Newton, quindi ancora una volta insisto su questo autore, e naturalmente rincara ancora di più il fatto scrivendo nel 1740 La metafisica di Newton. La passione di Newton da un punto di vista culturale e intellettuale era veramente sconfinata, una stima che era in tutt'uno dirsi. Nel 1749 accetta invece l'ospitalità di Federico di Prussia a Sanssouci, dove rimane tra l'altro per circa 3 anni, fino al 1752 compreso. L'amicizia con Federico di Prussia però si romperà e allora compirà varie peregrinazioni in vari paesi e si stabilirà infine nel castello di Ferney nel 1759. Qui lo vediamo in questo castello, davvero quasi maniacalmente e monacalmente attendere alle sue attività in modo instancabile, irrefrenabile. E grazie a questo suo impegno diventa davvero il punto di riferimento, insieme ad altri autori come Diderot e D'Alembert e pochi altri, dell'illuminismo europeo e anche il difensore della tolleranza religiosa. Infatti, della tolleranza religiosa ampliamo il discorso e dei diritti in generale dell'uomo, un discorso tra l'altro di una modernità unica. E infatti è particolarmente bello il trattato sulla tolleranza del 1763, che non ho potuto non leggere ben più di una volta, almeno 5-6 volte l'ho letto, tanto è veramente bello questo trattato sulla tolleranza, in una sorta di piccola bibliotechina, diciamo così, degli autori di ispirazione liberale che mi sono ricavato in un'apposita sezione qui nella mia casa. Trovano posto Adam Smith, trovano posto quindi i liberali scozzesi e via discorrendo. Ecco, in questa opera Voltaire si richiama naturalmente al saggio sulla tolleranza di Locke,
avevamo visto che molti erano stati gli autori che avevano scritto dei saggi sulla tolleranza, e rivolge un appello appassionato, particolarmente sentito, potremmo dire proprio accorato, alla fratellanza universale tra tutti gli uomini. Un'opera questa che ancora oggi varrebbe la pena di rendere attuale, ed è attuale, ma varrebbe la pena di divulgare e di commentare e di rendere nota soprattutto ai più, anziché forse dirigersi talora verso altre letture. Sarebbe davvero opportuno, a mio modo di vedere, perché è un'opera davvero fondamentale, soprattutto anche tutte queste opere trattate sulla tolleranza che abbiamo visto da parte di tanti autori, e in ultimo appunto adesso con Voltaire, andrebbero analizzate con forse maggior approfondimento in un momento, ecco, particolarissimo qual è quello che stiamo vivendo, e qui mi fermo. All'età di 84 anni, quindi anche allora si viveva comunque abbastanza in là nel tempo, nonostante quel che si dica talvolta, ritornò a Parigi per dirigere, ecco, perché fu anche questo, per dirigere la rappresentazione della sua ultima tragedia. Irene si intitolava questa tragedia e venne accolto trionfalmente, davvero. Morì poi il 30 maggio del 1778. Ecco, Voltaire, ricordiamo, ha scritto tantissimo e in modo variegato, in modo davvero ampio, amplissimo. Ha scritto poemi, tragedie, saggi di storia, romanzi, ha scritto poi naturalmente opere di filosofia, opere di fisica. E tra le opere di filosofia ricordiamo almeno quelle che già abbiamo citato, come il Dizionario Filosofico, che risale al 1764, che divenne poi, nelle edizioni successive al 1764, una vera e propria enciclopedia in più volumi, e opera importante fu anche Il Filosofo Ignorante nel 1766. Fu l'ultimo suo scritto, questo. Assolutamente notevole e da ricordare è il suo concetto della storia, si intitola Il saggio sui costumi e lo spirito delle nazioni, del 1756, e successivamente Voltaire lo ripubblicò aggiungendo una premessa. Che si intitola Filosofia della storia, che risale però al 1765, e in questa filosofia della storia cercò di caratterizzare, ecco, i costumi e le credenze dei principali popoli del mondo. E naturalmente, per quanto riguarda le altre opere di Voltaire, vedremo di via via, durante le puntate, faremo almeno 4 puntate, prevedo, e cercheremo di dare conto degli aspetti principali, più importanti, delle sue opere. Qui per il momento mi fermo e vi ringrazio per la vostra cortese attenzione. Grazie a tutti, arrivederci a presto e buon proseguimento di giornata.